Tiziana. Magari. Se abbiamo pure una bacchettina. Dagli la. Adesso, adesso, guarda, adesso. Bacchettone. Meglio di quella della Pondrelli. La Pondrelli frusta? No. Litofagos. Quindi se, come al solito, il problema è della scala, no? Questa è una scala solo a 250.000. Qui c'è Roma, per capirci, qui c'è questa scala. Quindi attraverso... Attenzione, quindi attraversiamo tutta la penisola. Per cui, come al solito, non sono riportate tutte le formazioni, ma sono raggruppate, in particolare facendo vedere le diverse litofagias. In pratica sono assemblate qua con i diversi colori, che poi vedete anche qua, che riportate anche qua, quelli che sono le zone di piattaforma persistente, che comprendono gran parte di tutto questo settore qui, che è il settore proprio laziale abruzzese, dalla Mazzica fino alla zona qua della Valle Gardina, Monti Orsoni, Urunci, in cui la sedimentazione, come sappiamo, è stata persistente perché è stata... La piattaforma carbonatica è persistita dal giurassico inferiore fino al miocene. Mentre l'altra volta eravamo la montagna dei fiori, era qua, le zone dove qualcuno sta facendo le sezioni sono qua i Monti Sibillini, quindi riconosciamo i grossi elementi. I grossi elementi sono questa qui, è la linea di Olevano Antrodoco Monti Sibillini, anche nota come vecchia linea Ancona Anzio, che è una linea all'incirca nord-sud messa così, che come vedete divide quasi tutti questi colori che vanno dall'azzurro al rosa scuro, che indicano invece la successione che va da giurassico inferiore, da giurassico medio fino al miocene invece di bacino pelagico. Quindi mentre qua persisteva un ambiente di mare sottile dal giurassico in poi, e qua ugualmente nel giurassico inferiore c'era il calcare massiccio che abbiamo visto l'altra volta, che era sempre piattaforma carbonatica, ugualmente nel giurassico inferiore, nel giurassico inferiore parte alta, giurassico medio, inizia lo smembramento della piattaforma, che porta all'affogamento di tutto questo settore umbro-marchigiano-sabino, mentre qua rimane un alto e quindi si conserva la sedimentazione mare sottile, quindi continua una sedimentazione sempre di mare basso, quindi prima con piattaforme carbonatiche con margini accorati, poi con margini arrudiste, e questa situazione qua, che è così in grande, la vediamo, la cosa bellissima di qua è che la vediamo raccolta nella Maiella. La Maiella, come dicevamo ieri, è questo fagiolo qui che sta qua, vedete, che rappresenta la struttura carbonatica più esterna di tutto l'Appennino in questo settore qua, perché come vedete i colori verdi e i colori azzurri rappresentano appunto la successione carbonatica o di piattaforma o di scarpata bacino, mentre tutti questi colori marroncini, gialli, celestini che stanno qua rappresentano tutto il mondo che sta lì davanti, che sono invece tutti i depositi silicoclastici, sabbiosi, argillosi, che poi tratteremo nel pomeriggio. Ok? Questa... la riprendiamo dopo. Quindi stavamo dicendo che nella Maiella questa cosa qua è pazzesco, perché riusciamo a vedere la stessa situazione che vediamo tra qui e qui, la vediamo proprio nella Maiella, cioè la parte meridionale della Maiella, come vedete, c'ha gli stessi colori che stanno qua, vedete? Noi adesso ci troviamo proprio in questo punto qua. Questo è Penna Piedimonte, questa qui adesso non riuscite a vederla, ma la vediamo poi nella carta che ci avete più di dettaglio. Comunque vedete che proprio questa valle qui, che sarebbe questa valle che ci abbiamo qua sotto, sta qui. Quindi là noi abbiamo il limite tra quel settore là, Monte Dugni, e poi più ovest, cima delle Murelle, che rappresenta tutta la sedimentazione di piattaforma carbonatica. Mentre qua, come vedremo, attraverseremo, stiamo nella successione di scarpata bacino, quindi stiamo proprio in questa zona qua. Quindi nella Maiella purtroppo non affiora il giurassico, purtroppo insomma, perché essendo una struttura recente ancora il giurassico non è arrivato in affioramento, quindi le rocce più antiche che abbiamo sono del Cretacico inferiore, però là vedremo rocce di piattaforma carbonatica, quindi addirittura con i livelli bauxitici,
non ci possiamo arrivare perché ci vorrebbe una giornata solo per andare là. Invece quello che vedremo qua sarà la successione di scarpate a bacino, però essendo al di sotto della scarpata, quello che sarà interessante è che osserveremo grossi corpi di mega brecce, tipo quello che si vede là, che non sono corpi di qualche metro, ma in alcuni casi sono corpi che hanno spessori di decine e decine di metri, che sono lo smantellamento della piattaforma e venivano dentro la scarpata, dentro il bacino, scusate. Quindi quel corpo lì che vedrete che è quasi discordante rispetto alle rocce che abbiamo qua, rappresenta un deposito di brecce, quindi di materiale grossolano, che contiene all'interno parecchi frammenti anche di ruiste, che venivano quindi erosi dalla piattaforma, che stava comunque batimetricamente più alta, e venivano scaricati all'interno del bacino. E questo sistema funziona e è attivo perlomeno fino alla parte alta del Giurassico, ma qua in Maiella sembrerebbe anche nel Cretacico. Quindi anche nel Cretacico queste faglie che bordavano la piattaforma rispetto al bacino avevano una loro attività, e quindi si manteneva questa differenza tra questa parte più ribassata e invece la zona di piattaforma. Poi invece vedremo che con il Cretacico medio superiore, in pratica probabilmente queste faglie muoiono, quindi non sono più attive, per cui quello che succede è che piano piano la zona di scarpata è colmata dai sedimenti, che quindi vengono sempre sia quelli bacinali sia quelli che venivano dallo smantellamento della piattaforma, quindi viene riempito il buco che c'era tra la piattaforma e il bacino, e le successioni più alte stratigraficamente, quindi proprio già dal Cretacico parte finale e poi quello che è il terziario, stanno sia al di sopra della zona della scarpata bacino e vanno sia in cima alla piattaforma. Quindi qualcosa che sigilla poi tutto quanto quella che era invece la situazione precedente, che comunque abbiamo nelle figure che ci avete lì, adesso vediamo nel dettaglio. Per cui questa cosa qua è la nostra Maiella, che quindi rappresenta che cosa? Un anticlinale. Adesso vediamo l'aspetto strutturale dopo quello stratigrafico. Qui siamo proprio nel fianco orientale dell'anticlinale. Come vedete le superfici di strato, penso che riuscite a vederle, sono fortemente inclinate verso est. Il sole sta di là, quindi verso est. Quelle superfici lì sono delle superfici di strato, addirittura un insieme di superfici di strato, perché come vedremo adesso quelli rappresentano anche dei cambi di formazione. Però non so se riuscite a vedere quello strato più resistente lì. Là abbiamo qualcosa di più morbido dove si sviluppa anche quella frana lì, e poi in pratica abbiamo un altro pacco di strati molto più resistente, che quindi ci dà quello stacco morfologico lì. Adesso vedremo di che formazioni si tratta. L'importante è che capiamo che adesso qui stiamo nel fianco orientale dell'anticlinale, ok? Quindi qui siamo già nel miocene, addirittura miocene parte alta. La strada che abbiamo fatto per salire su addirittura non affiorano, ma da zone che si vedono più avanti dovrebbero affiorare addirittura la formazione gessoso solfifera, quindi siamo proprio quasi al top del Messiniano. Quindi affiorano qui in Maiella, affiorano i gessi primari. Quindi che significa? Significa che nel Messiniano qua la sedimentazione era ancora di tipo marino, tranquillo, non si sentiva ancora per niente nemmeno la puzza, diciamo, tra virgolette, dell'orogenesi appenninica. Mentre, come sappiamo, altre zone più interne già nel Messiniano cominciavano a essere corrugate, mentre la Maiella era ancora, essendo la zona più esterna dell'Appennino, qua in pratica questo settore qua era ancora una zona non toccata dalla formazione della catena, perché come sappiamo la catena comincia a svilupparsi al Tirreno e poi se ne va via via, procede migrando fronti di sovrascorrimento e pieghe che si formano via via andando da sud-ovest verso nord-est. Quindi mentre qua nel Messiniano la catena già esisteva, qua nel Messiniano abbiamo deposizione invece di gessi primari. La subsidenza legata alla flessurazione, quindi all'abbassamento di tutto questo settore a causa della catena che stava
arrivando alle spalle, quindi il morrone che comincia a formarsi, è al passaggio messiniano pliocene inferiore. La maiella comincia a ospitare depositi silicoclastici di avanfossa nel pliocene inferiore, quasi al passaggio col pliocene medio. Quindi significa che la maiella addirittura è anche più recente della struttura che abbiamo visto l'altra volta, della montagna dei fiori, che invece, se vi ricordate, perlomeno dei depositi della formazione della laga che abbiamo detto essere del messiniano. Quindi qua tutta il marrone qui era depositi di avanfossa del messiniano, i depositi di avanfossa davanti alla maiella invece sono del pliocene inferiore passaggio col pliocene medio, ok? Quindi significa che qui la catena comincia a formarsi intorno a 3-4 milioni di anni fa. Prima non c'era stato nessun sentore della orogenesi apenninica. Ok? Se ci sono domande, se no io direi muoviamo, perché poi il discorso lo riprenderemo più volte. Gli obiettivi di oggi quali sono? Quindi capire sia la stratigrafia, quindi sia le rocce, sia l'aspetto strutturale, e mettere, guardare in 3D quello che stiamo facendo a lezione su carta e in teoria. Quindi capire, come dicevo ieri, la regola della V. Che succede quando, adesso cercheremo di capire bene quello che significa quando qui abbiamo degli strati, che come sono messi questi rispetto al versante? Gli strati? Reggipoggio, franappoggio. Se noi consideriamo quel versante lì, no? Come stanno messi? Franappoggio? Stando 1. È una domanda o è un... Franappoggio. Allora, guardate ragazzi, adesso per capirci, gli strati, adesso se vediamo il versante qui nel primo piano, che viene giù così, questi qua sono testate di strato, mentre questa che vedete qua è la superficie dello strato, quindi gli strati stanno messi così. Quindi abbiamo quello strato che fa così, lo vediamo un pezzo da testata e poi vediamo la parete dello strato. Ok? Lo vediamo un pezzo così e poi va giù così. Quello là. Poi qui abbiamo una zona morbida che adesso è vegetata, ma questa qui è tipo una nicchietta di frana che viene giù così. E quindi già ci indicherà che cosa? Che probabilmente qua forse abbiamo delle rocce più morbide, più facilmente erodibili e franabili rispetto a questo qua, che ci dà la parete in evidenza. E poi abbiamo l'altro grosso bancone, che è quello che viene qua. Quindi qua i strati, se dovessimo fare una sezione geologica, dovrebbero essere così, e qui probabilmente c'è un'altra formazione. In effetti queste differenze litologiche corrispondono a delle formazioni che adesso vedremo su carta, dove questo bancone più grande che si vede là corrisponde, come vedremo, alla formazione dell'Orfento. Quindi siamo nel Cretacico superiore. Adesso voi avete la leggenda con tutte le formazioni, quindi si tratterà di controllare la stratigrafia tra quelle formazioni che vi dico e quelle che abbiamo lì, vedere anche la descrizione, le attraverseremo. Il vantaggio di queste valli, ve l'ho detto più volte, guarda, è che di là vediamo il panoramico e di qui e dal lato dove stiamo noi possiamo guardare e smartellare quello che vediamo in panoramica di là, e quindi ci permette di creare questo effetto tridimensionale. Quindi noi adesso dove siamo? In pratica noi, dalla parte nostra, è come se stessimo qua adesso, perché quello strato là, se ve lo portate in direzione, quindi prendete una strike line, qui siamo, che ne so, a quota 700, vi facciate un orizzontale là, vedete che più o meno andate paralleli a quella superficie là. Quindi noi siamo su quello strato là, stiamo sulla strike line di 700 metri della formazione del Bolognano. Vediamo un po' adesso il Bolognano, quindi, che osserveremo qui, sarà lo stesso che sta là. Da qui no, dice no, ma non è vero, ma man mano che cammineremo invece vedremo la continuità di quello strato che scende qui e se ne risale da questa parte qua. In particolare vedete questo bancone qui è lo stesso che sta là, perché all'interno della formazione del Bolognano poi ci sono degli strati che sono più resistenti. In particolare questo qui è quasi una calcirudite. Sapete che cos'è calcirudite? Sì? L'avete fatto con la Bondrelli, no? Calcarenite, calcirudite. Che cos'è una calcirudite?
Rudite, rudite ci indica solo la classe granulometrica, no? Una rudite sarebbe fatta da clasti grossolani, eh? Quindi calcarenite significa che i clasti sono delle dimensioni della sabbia, invece calcirudite i clasti sono delle dimensioni della ghiaia, eh? Poi se sono arrotondati si chiamerà conglomerato, eh? Ok? Oppure il termine anche breccia, può essere utilizzato breccia, eh? Quelle là possono essere definite in genere mega brecce, come vedremo, perché non sono arrotondate, sono spigoli, in genere spigoli abbastanza vivi, perché sono depositi dalla scarpata, non è che hanno fatto grossi tragitti. L'importante però, ecco, che questi termini ce li avete chiari. Se c'è qualcosa, qualche termine che non sapete, chiedetemelo, eh? Perché io magari parlo e do per scontato che tante cose le sapete, ok? Quindi uno degli obiettivi è ricostruire questo fianco occidentale orientale dell'antichinale, che come vedete qua è molto inclinato, ma come ci sposteremo là vedremo che subito gli strati passeranno invece da molto inclinati, scusate per è quasi finito, a suborizzontali, eh? Quindi significa che il fianco qua di questa antichinale è un fianco con una cerniera molto stretta, eh? Quindi non è un fianco con cerniera ampia, ma c'è un punto di massima curvatura molto ben definito, e questo caratterizza proprio l'antichinale della Maiella. Quindi c'è una cresta piatta molto estesa, se vede là quelli che vede lassù sotto la neve, tra il bosco e la neve lassù, no? È la stessa formazione dell'Orfento che ci abbiamo qui. Quelli sono i banconi più verticali, non so se riuscite a vederli. Eh? Proprio al limite tra il bosco e la neve si vedono quei banconi molto spessi, è la stessa formazione che abbiamo qua. Quindi questa qua, qui sta molto inclinata, e poi su si metterà suborizzontale fino lassù. Quindi significa che ci descrive molto bene l'antichinale questa formazione dell'Orfento. Quindi vediamo un attimo, chi è uno che è una volontaria che legge. Te. È perché ho visto che ce l'hai qui, leggiamo che cos'è il bolognano e poi almeno camminiamo, dai. No, non si legge. Ma poi c'è scritto, no? Formazione bolognana. Sì, ma non c'è dopo il... Via Beatrice, il testo Giaconiti, manchi su una pietra nota. No, qua non c'è. Ah, no, aspetta. Ah, non si legge? Vabbè, allora, come Benedetta, no? Come ti chiami? Benedetta, questo ci ho indovinato. Allora, Benedetta, leggi per tutti, dai. Calcari biodetritici, spesso glauconitici, in banchi fino a 2-3 metri, con briozoi da straidi, passanti verso l'altro a marne calcare, in strati decimetrici. E da calcareniti organogene? Sì. A briozoi litotammini. 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 I litotammini sono delle alghe, adesso li vedremo proprio qui a pieno, questi sono tutti a litotammini. Ah, l'ho visto già. Sono delle alghe che sono a Napoli. Nelle, come si chiama quel posto in subside della Serapide? Sì. Ok? Allora, quindi qua siamo nella formazione di Bolognano. Vediamo le cose. Benedetta, scusa. Quindi questo è Bolognano, cioè all'interno c'è questo bancone, adesso vedremo che significato c'ha. Se quello è l'Orfento, tra l'Orfento e il Bolognano che ci dovrebbe essere? Formazione Santo Spirito. Ok, quindi abbiamo il bancone lì e dove siamo noi, Bolognano, quello lì l'Orfento, qua in mezzo, con strati che quindi saranno sempre messi così, chiaramente, perché tutto concorde gli strati, c'è una formazione invece che si chiama Santo Spirito, che invece è costituita in genere da calcareniti più facilmente erodibili e quindi si vedranno difficilmente in affioramento, perché in genere sono ricoperti al detrito. Qua qualcosa riusciamo a vedere, specialmente la parte basale, che invece presenta un bancone di conglomerati. Leggi un po'. Quale? Santo Spirito? Alternanza di calcari micritici con noduli di selce e di calcareniti bioclastiche, torbiditi e torbiditiche in strati decimetrici. Feune a numuliti,
con frammenti rimaneggiati di Orbitoides e di rudiste, spessore 200-300 metri. E da? Orbitoides. Orbitoides. Dai. Ah, l'età? E oligocene e paleocene. Ok, quindi mentre il bolognano siamo nel miocene, il Santo Spirito qui prende la parte dell'oligocene, paleocene. Ok? Per cui c'è una continuità più o meno nei tempi stratigrafica tra il Santo Spirito e il miocene. Mentre il l'Orfento invece è pre-passaggio KT. Come sapete, in gran parte dell'Abruzzo e specialmente nelle zone di piattaforma persistente, ma qui anche nel bacino lo troviamo, al passaggio KT in genere c'è una laguna importante, c'è una fase importante di erosione che probabilmente sarà legata alla solita storia della scomparsa dei dinosauri. Al passaggio KT in genere, in gran parte dell'Abruzzo, se vuoi andare a vedere le successioni stratigrafiche, c'è una laguna stratigrafica. Laguna, sapete che cos'è, no? No, laguna, Laguna. Mancanza di sedimentazione. Mancanza di sedimenti, che potrebbe essere o mancanza. La laguna non è detto che sia mancanza di sedimentazione. Potrebbe essere che c'è stata sedimentazione e poi c'è stata erosione. Però abbiamo un cosiddetto hiatus, che è l'altro sinonimo, se vogliamo. Quindi c'è una mancanza, come dicevi tu, di sedimenti, però potrebbe essere dovuto anche a erosione successiva. Quindi noi spesso, specialmente nella zona, che ne so, dell'Aquilano, troviamo il miocene che sta direttamente al di sopra del Cretacico. Qui manca in genere tutta la parte del Paleocene, quindi c'è la parte alta del Paleocene o addirittura l'Oligocene che sta direttamente sopra il Cretacico superiore. Quindi l'Orfento rappresenta l'ultima formazione del Cretacico e poi c'è il passaggio KT, quindi ci sarà questa fase erosiva, anche qua importante, probabilmente c'è stato un abbassamento del livello statico e quindi passiamo in discordanza ma conforme, quindi c'è una discordanza, anche questo termine qui lo conoscete, sì? Sì, sì. Una cosa però è la discordanza angolare, una cosa discordanza senso lato, quindi la discordanza indica che c'è appunto probabilmente anche una laguna, ma non c'è una discordanza angolare perché non c'è stata ancora la fase di ripiegamento, la fase di ripiegamento è tutta successiva. Allora, leggiamo un attimo, allora, quindi l'Orfento. Calcareniti bioclastiche e banchi massivi, con lenti di breccia calcaree canalizzate a frammenti di rudiste, rastrematisi verso nord e con... Rastrematisi? C'è la N. Eh? C'è una N. Che N? Rastrematisi. Vedi che sono bastardi sti cosi. Rastrematisi. Rastrematisi verso nord e con sottili intercalazioni di calcari pelagici, spessore 100-250 metri. Maastrichtiano campaniano superiore. Che sarebbe proprio gli ultimi piani del Cretacico superiore. Beh, se ce l'avete una scala cronologica, il Maastrichtiano. Sì. Comunque ce l'avete lì, no? Sulla figura. Cioè? Nella pagina successiva, no. Poi ci muoviamo. È questa? Questo qua. Ci sta. Questi originano. Veloce, Cretaceo, ecco Mastro. Vede che Campagnano Mastro. Nella. Scusate, prendete la figura con la colonna stratigrafica. Dove si trova? Sarebbe. Troviamo qui. La fine del Cretaceo. Interessante. A dove? Al verde. Quindi tutto quello che di cui stiamo parlando è riassunto in questa colonna che vedevamo ieri, che vi ho detto rappresenta sia il tempo che lo spazio, perché ci fa vedere qua settore nord della Maiella, quindi dove siamo noi, quindi noi staremo qua, perché questa qua, guardate ragazzi, nel Cretacico, che è quello verde, la parte sud della Maiella è questa qui, questa qua, quindi con la successione di piattaforma carbonatica, che qui è descritta e rappresentata dalla formazione fondo di Maiella,
dove che rappresenta proprio la formazione di piattaforma carbonatica, mentre nella zona più vicina a noi vedete che c'è quest'altro colore con dentro rudiste, coralli, che rappresenta la zona di margine. Quindi il grosso della piattaforma sta verso sud e qua le murelle rappresentavano proprio la zona di margine della piattaforma. Noi invece, se dovessimo fare una verticale, dove saremo? La nostra successione è questa qua, eh? Quindi saremo qui noi, perché siamo al di qua della scarpata tra la piattaforma... Cioè, dove sta il rosso? Forte rossa. No, 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 sulla la verticale nostra è questa qui. Ho capito, poi si capisce la separazione. Vabbè, il rosso qui significa vuoto, eh? I colori che stanno qua sono questi qui. Il rosso è un vuoto perché serve per far vedere, il rosso fa vedere solo che ci stanno queste varie unità che si spessiscono per esempio verso nord e si assottigliano verso sud. Ok? Allora, la cosa importante che per adesso dovete aver capito è questa qui, che qui c'è piattaforma, qui c'è scarpata vagino. E questo viene in qualche modo tenuto attivo dalla faglia che attiva fino a parte del Cretacico. Poi la cosa importante che vedete qua è che la formazione Orfento già bypassa il bacino e la piattaforma. Quindi l'Orfento ce l'avete sia qui che qua. Quindi sopra la piattaforma in pratica avete la stessa formazione Orfento che chiaramente va a sottigliarsi notevolmente. Quindi lo spessore che avete là dell'Orfento, che lì può arrivare addirittura a 200-250 metri verso la zona della valle dell'Orfento, poi sopra la piattaforma può essere addirittura solo di 10 metri. Se andate sopra a Fara, tempo, secondo, se andate sopra a Fara San Martino, lo spessore dell'Orfento al di sopra della piattaforma magari è solo di 10-15 metri, però avete l'Orfento che va a sigillare la successione di piattaforma. Quindi significa che in quel momento lì ormai il sistema che teneva in equilibrio piattaforma e scarpata non è più attivo e si forma un ambiente di rampa carbonatica. Quindi le successioni che abbiamo qui, sostanzialmente quelle che vedremo, non sono più né di bacino né di piattaforma, ma sia il Santo Spirito che il Bolognano rappresentano delle successioni di rampa carbonatica. Perché qua stiamo proprio nella zona di fianco, no? dell'anticlinare al fronte, e quindi queste formazioni più rigide carbonatiche qua, specialmente se hanno una discontinuità persistente, tutte queste fratture si muovono tutte, quindi qui se vedete è quasi tutto striato e ci stanno queste strie che sono molto belle su roccia, eh? Guardate queste qua per esempio. Quindi questi qui sono i nostri indicatori cinematici, guardate, ogni cosa va guardata con la luce giusta perché sennò non riuscite a vedere nulla. Se avete la lente, chi vuole vedere i fossili, con la lente si vedono, ma i litotermi si vedono anche senza lente. Sì. Allora, queste qua sembrerebbero dei briozoi, però io non mi ci metto la mano sul fuoco. Mentre questi qua, prima di tutto guardate la tessitura della roccia, che vedete è fatta da... Non è una calcarenite questa, i grani sono più grandi della sabbia. Quindi questo qui, possiamo chiamarlo una breccia. E poi ci stanno dei foraminiferi, dei macro foraminiferi, non sono muliti, però sono, attenzione, fate passare, è eolico. La costa no, alta contro me. Hai visto? Sì. Allora, i briozoi sono fatti tutti questi, tutti a puntini, tutti i buchetti. Mentre poi quelle conchigliette piccoline, quelli lì sono dei macro foraminiferi. I foraminiferi. Quindi sta appoggiata la bussola qui, misurata orizzontale, fatta con la matita la linea parallela alle strie che vedete, interessa tutta questa parete qui, questa è tutta striata per così. E quindi l'angolo acuto qua sotto ci dà il pitch della stria, quindi possiamo misurare questo piano qui, la stria che lo contiene, eh? Se vogliamo possiamo farlo, ma stiamo un po' in ritardo, stiamo... Allora, quindi questa che faglia è?
Il pitch che viene fuori a occhio quanto sarà? 40. Ma nemmeno ci arriva a 40. 30. Ah, 40, dai, 35, 40, 40. Quasi pure. Chi è che c'ha il goniometro? Almeno ci togliamo questo dubbio. Io. Veramente c'è il goniometro. Credi? Come c'è il goniometro? C'ha tutto nello sto zaino. Oh. No, no, fallo tu. Ma qui abbiamo un geometra, quello lo fa a occhio. Sì, mia no. Allora, dovrebbe essere di 40-35 gradi, Ha detto. Andiamo a constatare meglio la tua ipotesi. Tu fallo venire 40. Io dico 45, quindi vedi. Secondo me 38, dai, guarda. Oh, 40 preciso! Ah, guarda, però. Sì, quello è preciso. Occhio e croce. Però no, proprio preciso. Mamma mia, ragazzi, è fortuna. Culo. 40 gradi. Vabbè, 40 gradi. Quindi se è 40 gradi, perché 45 ci dava fastidio che stava proprio in mezzo. Al passaggio, vabbè, 45 divide la parte trascorrente da quella deep sleep. Comunque in ogni caso questa qui c'è una componente importante di strike sleep, no? Di movimento trascorrente. Quindi questa qui è una faglia che ha sia componente deep sleep che strike sleep. Anzi, prevale quella strike sleep. Quindi che possiamo dire? Prendiamo il piano di faglia, misuriamo le strie e poi che ci manca? Quindi abbiamo direzione delle strie, il piano che la contiene, poi dobbiamo farlo anche sullo stereo plot, dobbiamo farlo, portiamo il piano di faglia e porteremo anche le strie, che è la cosa che non siamo riusciti ancora a fare, però possiamo fare anche oggi. L'altra cosa che ci serve, nel caso fosse una faglia che dobbiamo caratterizzare dal punto di vista cinematico, che cos'è? Se la faglia è destra o sinistra, no? Se no cioè ci manca la cosa importante. E quindi dobbiamo trovare degli indicatori cinematici. Cioè già la stria è indicatore cinematico, ma ci dà solo direzione e non il verso. Quindi come facciamo a vedere il verso qua? Che verso fa la faglia? Qual è il verso della faglia? Sono dei gradini. Sinistro. Sono dei gradini. È il gradino su roccia verso sinistra. Ho fatto l'eprino ma non si vede. Io non ce la faccio più. Aspetta professore, aspetta. Allora, guardate, qui ci stanno, i gradini stanno sempre da questa parte qua. Però questi sono gradini su roccia, vedete? Quindi è contrario al lago. Quindi in pratica questi qui è come se voi stesse guardando delle sliccoliti, superfici stilolitiche con l'impuntatura che viene fuori di qua. Qui si vedono molto bene, qui si vedono anche benissimo qua sotto. È chiaro che potete trovare anche dei gradini così, allora dici com'è, perché stanno da una parte e dall'altra. Però attenzione, perché questo qui può essere dovuto alla frattura. Se c'è una fratturina che ci rompe la nostra superficie di roccia, è chiaro che qui si forma un gradino. Ma invece dove c'è continuità, quello che sembrerebbe è che è sempre messo di qua lo scalino. Quindi c'ho roccia liscia con le strie scalino. E quindi se voi fate così, in effetti, sentite che così la superficie è rugosa, così invece è più liscia. Quindi significa che se quelli sono gradini su roccia, è l'opposto di quello dei gradini calcite. Quindi significa che il blocco mancante si è mosso così. Quindi è sinistra. Perché si legge da come se fosse. Attenzione. Prendiamo la direzione.
Misuriamo un attimo la faglia per sapere almeno che direzione c'è. Proprio al volo. Io ce l'ho mia, quella che. Ah, la bussola qua, prendi. Va bene, facciamo un po' di rodaggio. Ce l'ho qua, nella taschina piccola. Ragazzi, però vi ho detto che il geologo si vede da quando ha lavorato la bussola e il martello, eh? Perlomeno i primi 3 anni dovete fare parecchia. Il martello è proprio facile. Nord ovest. Mannaggia. L'hai trovata? Ma mi sa che ti hanno preceduto. Quindi all'esame chi viene dovete portare martello e bussola. La spacchiamo per terra, la spacchiamo apposta il giorno prima. Smartelliamo il muro della. Sei arrivata tardi. Non la cacciamo in mezzo. A quelli di facciamo misura anche qua, però facciamo una misura lì che è più semplice, vediamo tutto. C'è già fatto. Dove stanno le strie? Cerca di provare. Ah, prima di tutto assicurati che siamo stia messo bene a 360 il. Cerca. Sì. Cerchio graduato sopra, ok? Ah, se vogliamo misurare, essendo un piano sub verticale potremmo misurare anche la direzione. Perché qui sotto direzione... pressione. Che? La pressione? Non ho niente. sì. Direzione, sulla direzione. Quindi appoggi il lato lungo della bussola. Lo appoggi dall'altra parte l'altra. Perché c'è il pendolino. Quindi metti la bussola così. E metti in bolla. L'importante è che non lo fa, cioè devi toccare tutta. Ok. Mi penso. E leggi il valore adesso. Essendo direzione, leggo direttamente il valore. Qua quello, in, quello compreso tra 0 e 180 gradi, giusto? Sì. Quindi sarà 90? Spiegami. No, non lo so. 90 e rotti, eh? Qua devi leggere. Sì, sì. Beh, sarà quasi 100 se sta così. Non è che l'hai spostata? No, va bene. In bolla. Perfetto, dai, 100. 100, 100. Devi guardare il più verticalmente possibile, perché sennò c'è l'errore di parallassi. 100 però. Quindi la direzione viene nord 100 e il piano è sub verticale. In realtà come sarebbe il piano? Se dovessimo mettere un tiro a piombo da che parte in mezzo? Non è proprio perfettamente verticale. O sì? E prova col pendolino. Mettilo così. Leva, c'è qualcosa che tocca sotto. Ah, quello di dietro. Metti questa parte che tocca sotto e vedi se... A quanto sta? Va sopra 90 o sta a 90? Va poco sopra 90? Sì, no, no, 90. 90, allora se sta a 90 va bene. Quindi attenzione, è caduta una gatta. Quindi se è 90 non possiamo prendere l'immersione perché il piano è subverticale, per cui basta la direzione. Quindi direzione nord 100, ok? Quindi abbiamo un piano nord 100 verticale che è un po' più di 9. C'ha un pitch di 40 gradi verso, dobbiamo metterlo però verso. Qua, no? 40 gradi verso est o verso ovest? Est, no? Scusate, la strega immerge così, quindi immerge verso est, verso il mare. Quindi dobbiamo scrivere piano di faglia dopo la galleria, nord 100, pitch 40 gradi est. E allora devi misurare con il coperchio. Vai, adesso facciamo questa misura qua. E viene fuori una faglia. Però le qua leggermente. No, non si vede anche questa qua, sembra sì, che... Sì, è più... Ma anche perché la bussola si ferma a 90, più 90 non c'è. Sì, sì. Quindi è anche un po' più... Sì, però si vede se esce fuori, no? Perché no? No, c'è il blocco questo? Il blocco. Però penso sia un po' più di 90. Sì, è un po' più. Secondo me sì, perché almeno... Almeno... Allora prova all'altra parte, non metto così. E fai toccare questa parte qui sotto. No, perpendicolare alla linea di direzione.
Allora, tutto chiaro? Adesso dicono che immerge a 80, l'hanno misurato col pendolino. Quindi riscriviamo adesso il piano di faglia considerando l'immersione. Quindi a 80 gradi, però immerge verso? Fate passare. Verso sud? Sì. Come sono? No, un po' in prima. Scusate, il piano sta così o sta così? Entra dentro così, no? Quindi là c'è il nord. E est, nord, sud. Quindi? Se dovessimo scriverlo come immersione, cioè abbiamo già la direzione, sappiamo a che parte immergere, lo possiamo fare. Ho capito, ma il valore immersione e pendenza va scritto in valore azimut, angolare, quindi l'immersione va messa tra 0 e 360. Quindi se la direzione era 100 e immerge a nord, come lo possiamo scrivere nel nostro piano? 0,10. L'immersione sta sempre a 90 gradi dalla direzione e quindi sarà 0,10. Perché se il piano c'è la direzione, là c'è est, c'è la direzione 100 e immerge di qua, devo fare 100 meno 90 e quindi viene fuori 0,10. Quindi possiamo scrivere il nostro piano come 80,0,10. 80 è l'inclinazione, 0,10 è l'immersione, ok? Pitch rimane. Può essere utile come misurare il pitch, cioè le strie non come pitch ma come lineazione. Quindi abbiamo detto una lineazione nello spazio, può essere la nostra linea di cerniera, può essere qualsiasi linea nello spazio, la possiamo misurare ugualmente con la nostra bussola. Quindi essendo questa una linea, possiamo misurarla anche come linea. Allora a quel punto lì non ci serve misurare necessariamente il piano di faglia che la contiene, perché il pitch da solo non possiamo farci, non ci facciamo nulla. 40 gradi che significa? Non significa niente. Non possiamo rappresentarlo in uno spazio tridimensionale. Mentre la stria, noi possiamo prendere la sua orientazione rispetto al nord e la sua inclinazione rispetto al nord. Quindi come facciamo? Semplicemente come abbiamo fatto per il piano, mettiamo questo lato qua della bussola parallelo alla nostra stria, quindi così. A questo punto che possiamo fare? Possiamo muovere mettiamo in bollo così o possiamo muoverla così, mai così, perché se la muoviamo così non stiamo prendendo la direzione. Quindi questo lato qui deve sempre toccare, posso tutta più muoverlo così, ma deve stare sempre a toccare sulla stria. Quindi in questo caso qua facciamo questo. Sì. Non è questo il momento adesso migliore per fare questa operazione qua. Quindi questo qui verrebbe un 92 Bembo si sta allineando qua sotto? Sì. Allineano con le strie? Sì. Questo lato deve sempre toccare. Sì. Ma verrà 39 qua. Forse leggermente più. Ecco così. Aspetta, riprendiamo. Sta scomodo che sta. Mettilo giusto? Poi blocchiamo qua. Da questi banconi qua, vedete che sono molto spessi, a una zona invece che lì dove non affiorava quasi nulla, c'è tutta una serie di detriti di frana, delle brecce, detrito di falda e brecce di frana.
E in pratica specularmente dove siamo qua, dalla parte di là? Il bancone che vedevamo grosso è quello lì, che sarebbe il bancone che va dove, fino alla cascata dove siamo partiti, se vi ricordate, che sarebbe il bancone alla base del Bolognano, che se adesso forse lo vedremo meglio anche da sopra, se ve lo portate giù, guardate un po' dove va a finire, adesso c'è questa pianta che ci fa un po' fastidio. Qui c'è una cascata. Andate verso il fosso e vedete che si riattacca col bancone che dicevamo prima là. Quindi vedete che il paredone del Bolognano va giù e si riattacca col primo bancone che vedevamo stamattina. La parte morbida che c'era tra il bancone di Bolognano e quello, e invece questo qua che abbiamo detto che era l'Orfento, dove c'era la franetta là, corrisponde a tutti questi depositi di frana che abbiamo visto anche qua. In questo pezzetto dopo la galleria, vedete che non affiora quasi mai il substrato, ma era coperto da delle brecce di frana, detrito di versante, e corrisponde proprio a questa porzione qua in mezzo. Quindi alla base di quel paredone e fino a qui affiora la formazione del Santo Spirito. Che in genere è quella Santo Spirito, che è quella più facilmente erodibile, quindi ogni tanto si vede qualche piccolo affioramento, ma poca roba. Mentre da qua vedete che partono poi questi grossi banchi, molto spessi, che rappresentano proprio la formazione dell'Orfeo. Quindi qua in mezzo abbiamo il passaggio KT, ok? Alla base il Santo Spirito dovrebbe avere due livelli di brecce dove dentro si possono trovare anche nummuliti in genere, e dovrebbero essere questi corpi che stanno qui. Adesso mai gli diamo un'occhiata. Mentre da qua vedete che parte tutta la formazione dell'Orfento con banchi spessi anche diversi metri, che adesso guarderemo nel dettaglio. Quindi lì passiamo da calcareniti pieni di fossili, di rampa molto grossolane che erano anche microconglomerati. Il Santo Spirito, se lo vedete, invece sono dei calcareniti molto fini, sembra proprio uno zuccherino molto fino, spesso laminato, possono esserci anche laminazioni incrociate, avete visto che sono delle calci torbiditi, quindi ci possono essere strutture anche tipo quelle che abbiamo visto nella formazione della laga, quindi laminazioni incrociate, però qua non si vede un granché proprio perché è poco in affioramento. L'Orfento adesso lo vediamo, sono sempre delle calcareniti cristalline, solo che la differenza qua conterranno già frammenti di rudiste, in genere qua molto piccoli. E alla base vedremo là che passa abbastanza gradualmente l'Orfento alla formazione delle tre grotte. Le tre grotte, vi ripeto, che assomigliano abbastanza alla formazione della Scaglia, e lo vedremo bene salendo là. Quindi abbiamo strati sottili con selce tra uno strato e l'altro, e con e all'interno anche proprio foramenti di plantoni, tipo quelli che abbiamo visto nella Scaglia Rossa. Quindi è un ambiente più spinto verso il bacino. Mentre in quel posto c'è questo corpo dell'Orfento che invece rappresenta questo mammellone qui in mezzo, che quindi sarebbe quello che vediamo là. Quindi adesso metteteci un po' l'occhio e il cervello. Quindi vedete che quello lì, il bancone lì, va giù là e ve lo ritrovate là. Quindi prendiamo la carta e cominciamo a vedere se poi funziona. Prendiamo 10.000 e cominciamo a segnare il nostro bancone del Bolognano e mettiamo qua il passaggio Santo Spirito Orfento. Quindi prendiamo un colore che ci possa andare bene per il Bolognano, essendo un mio cene altro potrebbe essere un giallo, un arancione. Io metterei un arancione anch'io. Perché i colori più scuri, più forti, li usate per i banconi così. Vedete, giallino, marroncino chiaro, lo possiamo usare. Allora, io non li ho portati i colori stavolta. Quindi dove siamo venuti noi, dove siamo partiti? Purtroppo la cartografia qui non è perfettamente aggiornata e non si capisce mai dove passa la strada, che però dovrebbe corrispondere abbastanza a questa qui. Ok? Questa è la galleria. Sì, però non corrisponde bene perché la galleria dovrebbe stare un po' più vicina qua. Però il bancone che stiamo osservando noi, comunque noi immaginiamo che noi adesso più o meno stiamo qua, perché c'è questa view verso, fa così questa serie di doppie curve che cominciano qua, e quindi noi stiamo qua.
Quindi il bancone che stiamo osservando là sopra in alto, quale sarà? Si vede molto bene, è questo qua. Quindi questo qua noi ce lo segniamo con il nostro arancione. E dove continua? Ecco. Però non scrive questo. Chi è? C'è un arancione un po' più... Un arancione più arancione. Abbiamo volato, ecco, grazie. Buon gazzuso. Una vuole. No, questa è un po' meno. No, è che passare sopra il nero con quello lì è di qua, ma sì, ce la facciamo. Però adesso prima tracciare qua. E quindi lo spuntone qua, adesso ce lo facciamo tratteggiato, però vedete, qui siamo arrivati in pratica al fosso. Il bancone che sta là, quale sarebbe? Quindi noi stiamo guardando, adesso è così, no? Giusto? Quale sarebbe? Quale sarà? Era l'intero prima che ci fosse addosso. Sì, un po' sotto qua. Il bancone che sta là è sicuramente questo qui, perché sale fino in alto, vedete? Quindi c'è una parte più spianata così e viene giù qui. Quindi questo bancone qua è lo stesso di questo. E quindi questi qua si attaccano proprio qua dentro. Qua già abbiamo la frenetica. Chi è che c'ha la matita? È una matita. Matita qualcosa? Addosso al mio marito, dai tu andare il colore. Qui già avevamo quella franetta che noi mettiamo così qua dentro, col simbolo della frana qua. Quindi, e questo qua invece è la formazione del orfento. Adesso non ci capisci niente, ma poi più là ci capirai qualcosa di più. Ok? Quindi qua sopra chiaramente, questa essendo la base del bolognano, qua sopra ci possiamo mettere ancora bolognano, perché l'abbiamo visto fino a dove? Fino al parcheggio qui, eh? Quindi tutto questo spuntone qui è fatto tutto di bolognano. Ok? Un pochino ce lo possiamo mettere di default. Che vuoi? Sei buono. E poi qua possiamo mettere invece un verde. Cioè, il verde può essere che funziona più, Ah, il verde ce l'ho. Quello che vuoi tu. Camille è euforico. Quindi mettiamo, però no, il verde scuro lo lasciamo per quello più sotto, no? Vero? Perché andiamo sempre con le tonalità di colore più e mi riprende, mannaggia. Quindi questo qua è il top del cretacico, mettiamo un verde chiaro. Vabbè. Quindi questo qua invece corrisponde a questi banconi che vediamo qua. Grazie. Se voi guardate lo strato, ragazzi, e vi sparate una strike line su quegli strati lì che stanno perfettamente così, vedete che vengono proprio da noi, eh? Vedete, la superficie è così. Quindi se voi ci mettete una linea di direzione, vedete che vengono proprio verso di noi. Quindi significa che noi adesso dove siamo? Noi siamo qua. E vedremo poi che questo qui è quel bancone, quello spuntone che sta lì. Adesso io te lo segno. Ci passiamo. E poi chiaramente questa cosa qui viene giù, qui ci sta un po' di trito, non lo vediamo, ma chiaramente il bancone è questo che sta qua sotto. Adesso andando sopra lo vedremo molto bene. Quindi questo qua, vedi pure che noi arriviamo al fiume e lo riattacchiamo tranquillamente con questo spuntone che sta qua. Quindi questo qua rappresenterebbe il tetto invece del nostro orfento. Un vale, quindi stai facendo quello che è dato da queste pareti qui. Mentre qua in mezzo abbiamo la formazione del Santo Spirito, che è quella che abbiamo visto qua in mezzo. Se volessimo essere, se ci interessa segnare il quaternario, qua segneremo anche dei depositi di detriti versante, dei depositi di frana. Però la formazione al di sotto, questa qui, sarà il nostro Santo Spirito. Ok? Quindi la faglia che abbiamo misurato prima, uno la poteva mettere qua dentro, no? Però dobbiamo prendere qualche giagitura, perché se vogliamo fare le strike line ci serve prendere una giagitura che sia rappresentativa. Hai capito dove vai? Perché qua i strati pendono di più, qua invece già comincerò a prendere un pochino di meno. Sempre inclinati così. Quindi per capirci, la regola della V la state vedendo e la vedrete ancora meglio quando stiamo là. Perché vedete proprio la continuità di questa cosa qui che fa così e questo che fa così. Quindi avete una V
che punta con il vertice verso est. Quindi significa che gli strati sono a... La prima domanda che abbiamo fatto stamattina, lì alle banchine, a Reggi Poggio o a Frana Poggio? A Frana Poggio. Frana Poggio non basta dire Frana Poggio. Frana Poggio maggiore del pendio. Quindi Frana Poggio maggiore del pendio, spostandomi qua, vedrò strati via via più recenti. Se i strati erano a Frana Poggio minore del pendio, succedeva l'esatto contrario. Quindi nel Frana Poggio maggiore del pendio è, vale questa regola della V. Vedete, la seggia arriva fino qui e poi è tutta frantumata qui dentro e poi se ne ritorna qua. E poi da qui che succede? Da qui ritorna, fa un piccolo salpino qua. Quindi questo qui è un piccolo graben con due faglie messe così. E lo vedete anche su quella seggia sopra, no? La seggia arriva lì alla zona, alla breccia di faglia e risale di quei 10 cm e anche di là. Quindi già avete il classico sistema di faglie coniugate che vedrete che in alcuni punti, come si vede bene, è un sistema che è ruotato insieme agli strati. Quindi significa che è precedente all'allineamento della... E vedete che risale su quello che dicevamo stamattina, quella testata di strato che sta dall'altra più avanti, dopo quella parte morbida con la franetta che è il Santo Spirito, e quindi vedete la continuità, perché il fosso attraversa perpendicolarmente il piano assiale dell'antedinale, quindi abbiamo una sezione che è molto veritiera, che ci fa vedere proprio una sezione geologica abbastanza reale di quella che è la nostra antenna. Allora qua, come vi dicevo, adesso a quella curva lì cominceremo a vedere sempre più strati di micrite e passeremo alla formazione tre grotte. Oh, però se devo parlare, allora parlo. No, poi vedrò. Vediamo la formazione tre grotte. Vedo nel video tanto. Ah sì, vedete. In diretta no, eh? Oh dai. Siamo live. Ah, se guardate la foto che ci avete sulla vostra guida, c'è quella foto che vedevamo anche ieri. Dei banconi, delle brecce, delle tre grotte all'interno, questa qua, non è... In pratica noi stiamo vedendo questi banconi qua, che nella vostra sezione geologica, che vista dal blockhouse, la foto che vedevamo ieri era questa, quindi tutti questi corpi con queste pareti verticali sono intercalati dentro la formazione delle tre grotte, adesso invece vedremo che sono delle micriti abbastanza sottili. Quindi questi corpi qui che avete degli spessori pazzeschi, guardate lì che spessore che c'ha. Quello là non è il nostro orfento, l'orfento vedete che va fuori dalla topografia perché in pratica è a Frana Poggio maggiore del pendio, quindi là poi non lo vediamo. Quindi qua sotto adesso questo che ci abbiamo qua davanti sarà l'equivalente della formazione tre grotte. All'interno della formazione tre grotte, che quindi dovrebbe essere sottilmente stratificata e non dare grossi risalti morfologici, invece avete questi banconi tipo quello lì che danno queste gobbe qui, che sono le gobbe di selva romana, che sono proprio dovuti a queste brecce. E queste brecce, vedete, da qui non si vede bene, ma dalla foto che vi ho fatto vedere ieri, che sarebbe questa qua, dal blockhouse, si vede molto bene e si vede che queste qui hanno un massimo spessore proprio in questo settore qua e si vanno assottigliando e a chiudersi contro cima delle Murelle e Monte Dugni, come rappresentato nella vostra sezione qua sotto. Quindi il celeste rappresenta la formazione tre grotte qua e questi corpi intercalati sono le brecce che stanno all'interno della formazione tre grotte. Mega brecce, ecco questa cosa qua. Quindi questi corpi in nero qui rappresentano queste mega brecce, che come vedrete adesso ne vedremo una piccolina, perché sennò per arrivare a quella grande dobbiamo camminare almeno un'altra mezz'ora.
quindi ne vediamo una adesso dopo questa, quella curva là, mi sembra c'è un pacco piccolino in miniatura, però possiamo vedere quello e vediamo che è costituito da elementi che vengono dalla piattaforma. Adesso abbiamo visto quindi la parte interna dell'antichinale carbonatica. Siamo partiti qui dalle rocce della cava della Pila con briozoli totami, quindi formazione Bevognano, e siamo andati indietro nel tempo fino al Cretacico. E quindi abbiamo visto tutto il fianco. Ma aiuti un secondo? Vieni qua? Però loro dopo non vedono, come facciamo? Ci spostiamo noi. Quindi mettiamo una cosa così, noi che abbiamo visto? Abbiamo visto strati qui di Bolognano che stavano così, Santo Spirito, Orfento che poi cominciava a diventare suborizzontale e poi la formazione 3G, tre grotte. Quindi tre grotte, Orfento, Santo Spirito e Bolognano. Quindi questa fino a qui, dove c'è proprio questa scarpata ripida, è proprio il passaggio tra le rocce carbonatiche che sono in giacitura subverticale o molto, perlomeno molto inclinata, e invece tutte le unità più recenti del Miocene e del Pliocene, che sono costituite, adesso lo vediamo sulla carta che ci avete, da una successione che va da Marne, qui tipo quelle che abbiamo visto dalla montagna dei fiori, qui forse le chiamano Marne multiloba, ma sono un equivalente, se volete, delle Marne apteropodi che abbiamo visto tra la formazione della Laga e le Marne Concerroni, la montagna dei fiori. Poi qua abbiamo detto che sopra ci sono la formazione gessoso-solfifera con gessi primari, serenici, con grossi cristalli anche di gessi. Sopra i gessi in genere abbiamo dei conglomerati, uno strato di 10-15 metri di conglomerati che segna proprio il passaggio messiniano. Quindi c'è una falda alloctona, alloctona significa che non si è deposta qua, ma è stata traslata tettonicamente, quindi per sovrascorrimenti e in parte anche per gravità, quando si formava la catena, questi materiali che viaggiavano sopra la catena per thrust e anche per frane si sono accavallati al di sopra dell'unità Magliella e adesso li troviamo in affioramento proprio qua davanti. Adesso sarà uno degli stop che faremo qui davanti. Quindi la situazione è abbastanza complessa, però la possiamo semplificare così. Prima di tutto non c'è, come mettevano le vecchie carte 1 a 100.000 o anche altre cartografie, un sovrascorrimento tra i carbonati e le argille. Ma se voi andate a vedere su quei calanchi là, vedete, là ci sono dei calanchi, si vedono meglio andando verso Guardia Grele, sono proprio delle le stesse argille che stanno al di sopra dei gessi hanno una giacitura subverticale, quindi qua significa che il Pliocene sta ancora in continuità stratigrafica con le rocce che abbiamo qui davanti. Quindi il thrust dell'unità Magliella dove sta? Sta ancora più avanti. Il thrust dell'unità Magliella, adesso se aprite la vostra scheda vedete che la situazione non è molto semplice, però proverò a spiegarvela. Su questa sezione qui, vedete, questa è una sezione che dovrebbe essere proprio dove siamo stati oggi noi. Noi abbiamo visto solo questa parte qua, no? Solo questa parte qua. Qui poi prosegue per chilometri tutta la cresta piatta della Magliella fino ad arrivare poi al fianco invece occidentale, nella zona verso Santa Eufemia, Caramanico, dalla parte opposta, dove passiamo alla valle di Caramanico, che è compresa tra la Magliella e il Morrone, dove ritorna di nuovo in affioramento il Flisch. Vedete che qui il rosa, adesso ce l'avete un pezzettino qua, che c'è scritto Molise Unit sopra, e poi le rivedete qua verso Guardia Grele. In pratica affioreranno in due punti e vedete che un affioramento, gli strati stanno messi così, dalla parte di là gli strati stanno messi per così, e in mezzo vengono fuori al di sotto le argille, che sono invece quelle argille del torrente Laio, mi sembra, comunità, che sarebbero le argille al di sopra dell'unità di Casoli. Quindi non so se è chiara la situazione, rischematizzando la Magliella, fino al Messiniano erano strati orizzontali perché abbiamo le posizioni di gessi primari qua sopra. La subsidenza comincia probabilmente già nel Pliocene inferiore, ma nel Pliocene inferiore arrivano le unità molisane
che arrivano da quello che si vede da sud, quindi non è la classica progressione appenninica dove tutto migra da ovest verso est. Perché questa cosa come si vede? Perché le unità molisane giustamente vengono a sud perché sono molisane, quindi arrivano qua e si chiudono. E queste unità alloctone sono molto caratteristiche perché ce lo vedete in tutto l'Appennino meridionale, arrivano fino a qui, proprio là, e poi da qui fino a San Marino non ci stanno più. Per ritrovarle dovete ritrovare a San Marino. Quindi c'è tutta questa zona che probabilmente da qui fino a San Marino è sempre stata una zona probabilmente più di alto. Per cui queste unità che venivano sia, ho detto, per tettonica ma anche per gravità, sono arrivate fino a questa zona qua e non hanno mai bypassato questo settore fino ad arrivare al nord delle Marche, dell'Emilia Romagna, insomma. Perché qua davanti invece, se noi perforiamo, troviamo dappertutto argille varicolori, unità molisane. Tutti quei monti là che conoscete, chi è molisano, tutti vedete, tutti quei monti là galleggiano tutti sopra argille varicolori. Quella è proprio la tipica paesaggio molisano che è caratteristico di questi montarozzi isolati. Tu ne eri a conoscenza. Chi è molisano? Io. Bello Piero. Ah beh, tu stai al mare. Ma questo è solo la spiaggia. Il pesciarolo. Quella è più interna, Civita Campomarano. Quindi, allora, ricapitolando. Deposizione qua sotto con la faglia, quindi qui piattaforma a sud e a nord invece scarpate a bacino. Tutto viene livellato a livello dell'Orfento, quindi questa faglia non è più attiva, viene colmata la zona del bacino. L'Orfento lo troviamo sia sopra la piattaforma che sopra la zona di scarpate a bacino. E così anche il Santo Spirito e così anche il Bolognano. E così anche i gessi, eh? Perché qui ormai il divario che c'era tra la piattaforma e il bacino era stato livellato. Quindi qui fino al Messiniano finale non succede nulla, addirittura anche la parte dei conglomerati sono qualcosa che troviamo al di sopra dei gessi, mentre qua nel Pliocene inferiore, parte alta, arrivano queste unità alloctone molisane. Adesso le faccio così, non so come fa il molisano. E quindi si appoggiano qua sopra ma con strati che erano ancora indeformati, visto che arrivano qua, e poi inizia a formarsi l'anticlinale Maiella, quindi si comincia a formare un grosso thrust, tutta questa roba viene piegata in anticlinale qua sopra, il thrust non lo vediamo però qui in affioramento perché il thrust poi viene ripiegato da un altro thrust che parte qua sotto, quindi qui si riforma un'altra anticlinale così e questo thrust che stava qua sopra viene ripiegato in questo senso qua. E lo troveremo adesso un'evidenza qui e un'evidenza qua di questo materiale qui che è stato piegato insieme al sovrascorrimento. La situazione è complessa, però è schematizzata abbastanza bene su questa sezione qua. Non è una delle situazioni più semplici dell'Appennino, però non è nemmeno una delle più complicate, ci stanno di peggio. Ok? Dove si vede il materiale che poi ci crescono anche gli alberelli perché probabilmente gli alberelli stanno anche sulla parte argillosa delle bauxiti, spesso si sviluppa la vegetazione e stanno orizzontali fino quasi a arrivare proprio alla parte frontale dove i strati vanno subito a 40, 20, 30, 40, 50 gradi e anche più, quindi la piega non è una piega rotondeggiante, aperta, ma è una piega stretta nella classificazione che abbiamo fatto. Ok, quindi la cerniera è molto brusca. Quella che vi dicevo prima che non si vedeva è quel colle là, vedete che ci sono i conglomerati, vedete quel piattone che sta là sopra, questo colle qui davanti, e si vedono sopra dei banconi che sono banconi conglomerati, che è lo stesso materiale, se vogliamo, che sta poi a Guardia Grele, che sta a Chieti, e in pratica sarebbero il ciclo di chiusura del mare, prima del mare e poi diventa tutto continentale. Quindi le spiagge
Adesso invece ci andiamo a incaponire su questa cosa che è una delle più complicate che sta qua sotto, che è il problema delle unità alloctone molisane. Quindi cercheremo di capire adesso quello che succede qua avanti. Abbiamo un bel affilamento, ora ci dobbiamo arrivare. Questo qua, vedete, questo qui è la Maiella e questa qua adesso. Questo qui è il fronte del Gran Sasso, l'Aquila, Pescara, Chieti. Quindi adesso stiamo proprio qui. Dove finisce tutto questo rosa che rappresentano le unità molisane, queste unità alloctone caratterizzate alla base da queste argille varicolori che sono questa formazione qua che è un caotico che come vedete è caoticizzato sia dalla tettonica sia dalla gravità. Se voi vedete è fatto tutto di pieghe incredibili, tutto molto molto deformato come materiale. Tutte queste unità molisane come vedete affiorano molto bene estesamente in questo settore qui, questo è campo basso, di serie sta qua, eh? Quindi noi adesso stiamo come... Che è successo? Che ha fatto? Che è successo? Ho fatto ridere io che mi sto aggrattellato senza spostare, sto vivo così, esco più dentro. Vabbè, quindi vedete che qua le unità molisane, quello che volevo farvi vedere su questa figura piccola, questo rosa qui corrisponderebbe a questo rosa qui, è la stessa unità però a scale diverse. Vedete che questo viene da tutto l'Appennino meridionale e finisce proprio qua. Questo rosa qui non lo trovate più fino ad arrivare quassù, dove dicevo a San Marino, dove ripartono di nuovo queste unità alloctone. Su questo si è molto discusso, è un problema ancora aperto, perché secondo alcuni queste unità molisane rappresenterebbero proprio un bacinetto pelagico di mare, perché questi sono sedimenti comunque di mare profondo, e quindi rappresenterebbero un bacino compreso all'interno della piattaforma Apula. Secondo altri invece questo qui sarebbero proprio le unità siciliche, che sarebbe il corrispettivo delle unità liguri che ci abbiamo invece nell'Appennino settentrionale, che sarebbero l'unità più interna della catena appenninica. Come sapete la catena appenninica è data dallo scontro tra, no? La parte europea, quando si richiude la parte europea con quella africana, e in mezzo c'era un oceano, quindi questo oceano è stato verso le Alpi subdotto, mentre in Appennino troviamo parte di questa crosta oceanica che è stata invece obdotta, cioè non andata in subduzione. E comunque i sedimenti che stavano al di sopra di questa crosta oceanica sono sedimenti di mare profondo che nell'Appennino meridionale si rinvengono e sono noti col nome di sicili, mentre verso nord rappresentano tutte le unità liguri, che essendo la parte più che stava più a ovest della catena appenninica e l'impilamento delle carte essendo stato questo su questo su questo, rappresentano l'unità più alta dell'edificio della catena appenninica. Ok? La cosa interessante, vi dicevo che questa unità rosa qui, sia che la chiamiamo unità molisana, sia che la chiamiamo unità sicili, da qui per più di 100 km non ci stanno più. Ma non è che non ci stanno in affioramento, non ci stanno nemmeno bucando qua. Qui davanti, come sapete, ci stanno tutti i buchi a 3-4 km, no? Per le ricerche petrolifere. Quindi non è che non affiorano perché non stanno in affioramento, perché sono ricoperte da altri depositi. Proprio qua non ci sono mai deposti. Mentre qua, se voi bugate qua sotto, ritrovate sempre, da tutti, vedete, qui ci stanno i vari sondaggi col simbolo delle trivelle, e fanno vedere che qua sotto questo rosa ci sta sempre qua. Ok? Adesso entriamo nel dettaglio. Questa qui è la Maiella. Questo è il pezzo di carta che ci avete a sud del pezzetto che ci avete sul vostro schema. Quindi con il marrone che rappresentano qui le varie... Il marrone più scuro è il Bolognano, l'Orfento e il Santo Spirito. Questo qui è Martellese, Monte Dugni per chi conosce la zona. Quindi dove siamo stati noi è proprio al limite qua della carta. Quindi noi adesso ci troviamo in questa zona qua, che sarebbe proprio questo punto qui dove finisce il rosa. Quindi questo punto qui, vedete che è questa svirgolata qui e questa qua. Quindi, e la cosa interessante è questo rosa qua, che sarebbe il punto più a nord dove troviamo questo rosa. La cosa interessante è che questo rosa qui, qua sta accavallato su quel piano là, vedete che lì il rosso, se poi vi spostate un po' più qua, vedete che queste argille vari colori, verdi, rosse, marroni, nerastre, che adesso diciamo di cui sono fatte, stanno su un piano a basso angolo al di sopra delle argille.
da lì in poi affiorano solo argille. Vedete, tutti questi calanchi qua vi fanno vedere che qua sotto affiorano solo argille. E comunque sono delle galgalini di queste manganesifere, eh? Quindi so qualcosa che si ebbone su, su mari molto molto profondi in genere, eh? Qui la frazione carbonatica è pressoché assente, non ci abbiamo manganesifere, eh? E anche quell'altra parte, se vedete, sono principalmente delle, delle calcarenite, ma la frazione carbonatica è veramente poca, anche se sono calcarenite. Quindi quello che domina sono principalmente le argille, queste altre parti mineralizzate. Stanno entrando i fondi, lì? Eh? Ah. Forse, forse. Eh? Ah, sì, no, sono entrando i fondi. Sì, sì, sì. Eh? Sì. Vieni un po', fa una ripresa, Rebecca. Ma cioè, è finita la memoria, devo cancellare un po' di roba. Abbiamo un altro membro, Giovanni D'Antucci. Però continuiamo il nostro giro. Allora, abbiamo poi nel nostro gruppo, ecco, poi il nostro Francesco, perché adesso è molto meglio di me. Francesco, abbiamo il nostro Samuele, poi gruppo, iniziamo con il nostro Perla. Matteo Ranieri, incredibile. Poi, continua il nostro giro, una new entry, Carlotta. Dove sei Carlotta? È arrivata adesso e già è commosso. Poi abbiamo il geologo già per eccellenza, Diego. E ci sta arrivando, eh. Poi, grande Kevin, il nostro... Poi abbiamo una coppia abbiamo altre due ragazze bravissime. Luigi Genova, fate un saluto, ciao.
l'anno prossimo.